questa è un'altra prospettiva del rifugio austriaco con il lago alla mia destra. Qui sono proprio sul confine italo-austriaco, questa è la parte austriaca con il rifugio, il lago, bellissimo. Qui ci sono le trincee e sullo sfondo il rifugio Lambertenghi. Ecco, questo è il rifugio Lambertenghi. Siamo in territorio ovviamente italiano e adesso pian piano, un'oretta e mezza, in discesa. Ecco, questo è il sentiero. Non è molto ripido, ma comunque insomma bisogna stare un momentino attenti di non scivolare. Tranquillo, si scende. Il sentiero che vedete probabilmente alla mia sinistra è il sentiero che porta al sentiero attrezzato Spinotti, che scavalca e porta direttamente al Marinelli in circa, presumo circa un 2 ore e mezza di camminata. Ecco quello che lascio alle mie spalle, il rifugio Lambertenghi. Ok, questa è una visione d'insieme. C'è la funivia che porta al Tolazzi per quanto riguarda vivande e cose di questo genere. A dopo. Ecco, come vi dicevo, questo è il bivio. Da una parte si scende a destra al Tolazzi, mentre da questa parte si sale verso il sentiero Spinotti che porta al Marinelli. Come potete vedere dal cartello del CAI, al rifugio Tolazzi, il sentiero 144, prende 1 ora e 10, mentre per il rifugio Spinotti, vediamo se riesco la gimbal a sistemarla, al rifugio Marinelli il sentiero diventa il numero 145, e sono 2 ore di cammino. Eccoci qui, la fine del sentiero 144 e siamo all'incrocio con la carareccia che sale al Marinelli. Questi sono i tempi, quello che sarà l'ultima parte della camminata e quindi diciamo che siamo perfettamente in orario e perfettamente a posto. Mi sono dovuto fermare perché a quest'ora è uno spettacolo. Questa è tutta la vallata con la carareccia che porta al Marinelli. È uno spettacolo veramente, un colore, una luce stupenda. Ecco, lì dove c'è quella foca, non so se si distingue. Se si stingono le bandiere, sotto lì c'è il Marinelli, bellissimo, colore. Eccoci qui, dopo 5 ore 40 e 13 km e mezzo stiamo arrivando al Marinelli. Voglio proprio immortalare questo arrivo, veramente qualcosa di unico. Questo non è un rifugio per me, è uno dei più bei ristoranti che ci siano, per la visuale. I metri e siamo arrivati. Così testo anche la gimbal. Ed ecco, Marinelli.
E questo è lo spettacolo dall'alto. E l'altra. Ecco il massiccio del Collians. Questo è il panorama da sopra il rifugio Marinelli. Guarda, anche le stelle alpine se non si deve vedere. Adesso sono sulla strada per ritornare a Rifugio Marinelli. Sono sul sentiero che porta alla cima di mezzo. Da qui alla cima ci sono un'ora e mezza, più o meno. Ecco qua un altro momento nella camminata per vedere quanta stabilità dà. Siamo sempre sul sentiero, molto affascinante perché c'è la luce del sole che taglia in pratica. Guardate, veramente, se si riesce a notare, veramente bello questo verde. Ecco, adesso io proseguirò per questa strada, per questo sentiero, forse è meglio definirlo così, per questo sentiero, fino a quella piccola cima, per scendere poi tranquillamente verso il rifugio Marinelli. Eccomi qua, Marinelli, questo locale. Nepalese, signore guida nepalese, fa parte dell'organizzazione di Amici e Trek a Kathmandu e presta opera anche qui al Marinelli. Fra un mese e mezzo ci troveremo insieme a Kathmandu per fare il nostro bel trekking. Spero che tutto funzioni bene. Ok, prego qua. Strada del rientro. Adesso pian piano andrò giù per la carreccia, non per il sentiero. Non interessa le voci e ci ritroviamo verso Tomazzo. Ma sì, andrò giù per il sentiero, tanto per cambiare panorami. Ecco lassù le bandiere del rifugio Marinelli e sotto mucche al pascolo e il consueto e immancabile panorama. Adesso facciamo una parte un po' scoscesa fino ad arrivare al sentiero più tranquillo. Ed eccoci giunti a Casera Moraretto. Qui abbiamo anche la connessione del sentiero con la carreccia. Un altro bel ruminante che se la prende comoda al sole. Purtroppo povera, piena di mosche, non so come facciano a resistere. Eccoci qua, al cartello della Casera Moraretto, e qua la giunzione con la carreccia, e questo è il sentiero che ho fatto ieri per salire al Marinelli. Eccoci, alla fine
tutte le strade riportano alla partenza, alla fine della fiera. Ecco, questa qua è la giunzione tra quel sentiero che porta al Volaia e al rifugio Lambertenghi che ho fatto ieri, e questo qua è la carareccia che riporterà fra pochi minuti a rifugio Palazzi. Eccoci arrivati. Da dove siamo partiti? A rifugio Palazzi, dove io adesso mi fermerò e mi gusterò una pasta con una meravigliosa birra. La macchina c'è, adesso mi cambio, dice Sara, signora, buttare la pasta. Arrivati al Palazzi.